Allora, questa è la parete nord del Montasio e questo è il ghiacciaio occidentale. Occidentale perché sono due, occidentale e orientale. Aspetta che faccio partire il mio cronometro. No, vabbè, dai. Sì, sì. No, ogni tanto guardo il telefono, ma non sono telefonate. Allora, dov'è questo ghiacciaio? Questa è una foto fatta dallo IOF di Sondonia, di fronte. È un ghiacciaio non particolarmente importante come bilancio, come risorse idriche, però è un piccolo ghiacciaio che è rappresentativo dei piccoli ghiacciai delle Alpi. Sono ghiacciai alimentati dalle valanghe, in buona parte dalle valanghe, in questo caso che scendono dalla parete nord, e in parte ricoperti di detrito. Tutta la parte bassa del ghiacciaio è ricoperta di detrito, il detrito che lui stesso trasporta, e è quindi rappresentativo di una categoria di ghiacciai. 7 ettari di superficie, quindi molto piccola, quota intorno ai 1900 metri di quota, quindi un ghiacciaio che ha caratteristiche è completamente rivolto a nord. Ecco, lo si vede qui nella figura sotto, che è orientata correttamente. È un ghiacciaio quindi molto protetto dalle pareti laterali, la torre di Palizza e la torre Amalia, che sono proprio due muri di lato, e si vedono qua e qua, e riceve pochissima radiazione. A qualsiasi ora del giorno lo si fotografa, è sempre in ombra, e quindi poca radiazione, detrito di copertura, neve, accumulo abbondante da valanga, ecco che il ghiacciaio sopravvive. La fronte del ghiacciaio è molto vicina alle morene della piccola età glaciale, della PEG, perché il ghiacciaio non ha grandi possibilità né di aumentare di quota, né di aumentare di superficie, né di diminuire, un po' sì, ma non tanto, proprio perché è incastrato tra due muri, veri e propri muri. E questa è una carta della geomorfologia che fa vedere quanto grande è la superficie a monte del ghiacciaio che scarica sul ghiacciaio stesso la neve. Difatti noi in ghiacciaio troviamo tipicamente 10-12 metri di neve a maggio, in primavera. Lo spessore medio, questo è un rilievo fatto nel 2010, adesso stiamo aspettando i dati di un nuovo rilievo, che ancora non abbiamo. Spessore medio del ghiaccio 15 metri circa, c'è del detrito dentro, non solo sopra ma anche dentro c'è del detrito, ovviamente più grosso, più spesso nella parte alta, più sottile nella parte bassa. In questa figura, che è ricavata da un rilievo laseraltimetrico, si vede che il ghiacciaio, sono alcune frecce che rappresentano la velocità del ghiacciaio. Il ghiacciaio si muove, difatti nella parte alta, come vedremo in qualche fotografia, ci sono presenti dei crepacci anche, e il fatto che si muova denota che è un ghiacciaio vero e proprio. Probabilmente è l'unico ghiacciaio rimasto nel Friuli, ghiacciaio vero e proprio, cioè per essere classificato ghiacciaio deve avere una dinamica, un movimento, deve muoversi e deve avere tutta una serie di caratteristiche, mentre gli altri sono per lo più, anche quello orientale del Montasio, sono glacionevati, cioè non hanno più un movimento. Nella parte bassa, nella parte terminale, questa è la morena, della morena frontale, si vedono tutte queste doline che sono dovute al scioglimento del ghiaccio che c'è sotto il detrito. Ghiaccio si scioglie e si formano queste cavità, queste sincose. Allora, le prime informazioni che abbiamo trovato visive sono le foto della Prima Guerra Mondiale. Gli austriaci, che erano attestati di fronte sul piccolo IOF di Mierzegnot, sull'antecima est dello IOF di Mierzegnot, fotografavano le postazioni degli italiani che erano sullo IOF di Sondonia e sul Montasio, la parte bassa. E così noi troviamo le foto dei due, della parete nord del Montasio, questo è il Fuart, con il ghiacciaio nel 1917. Nel 1917, purtroppo, anche se le foto sono fatte a luglio, c'è un problema, che l'inverno 16-17 è stato probabilmente il più nevoso della storia, e quindi già in luglio 17 c'era ancora un sacco di neve, non riusciamo a capire qual era la quota effettiva del ghiaccio, perché coperto di neve. Poi, andando avanti nel tempo, troviamo il rilievo di Ardito Desio, il primo rilievo effettivo del ghiacciaio. Ardito Desio, che è stato poi quello che ha deciso che era un ghiacciaio e l'ha riconosciuto come tale, e ha disegnato una carta
una carta dalla quale abbiamo ricavato un modello tridimensionale. Poi negli anni 60 abbiamo le foto di Dino Di Colbertaldo, anzi dei Di Colbertaldo, perché sono due, che andavano su ogni tanto a fare delle fotografie. Si vede, eccolo qua, il ghiacciaio, che ha una forma molto simile a quella di quest'anno, sì, a quella attuale. Negli anni 80 Rossana Serandrei Barbero, questa è una foto del settembre, quindi fine stagione, però ancora il ghiacciaio è coperto di neve nella parte alta, lo si vede bene. All'inizio degli anni 80 era ancora una situazione molto felice. Qui una serie di fotografie di Roberto degli Uomini, che è un forestale di Tarvisio, che dal 1984 ogni anno va su a fotografare il ghiacciaio, e quindi ci ha fornito dell'ottimo materiale iconografico nel quale abbiamo potuto ricostruire, insomma, tutta una serie di fonti. Poi ci sono le fonti cartografiche dalle quali abbiamo ricostruito la forma del ghiacciaio negli ultimi 100 anni. Una curiosità: nel 2008 dalle foto degli uomini si vede che si è formato un buco all'interno del ghiacciaio, una grotta, un ingrottamento. Nel 2008 c'è stato un evento durante l'estate, un evento eccezionale, oltre 200 mm in agosto, 15 agosto in Val Saisera, quindi una pioggia veramente elevata, e ha prodotto uno sconvolgimento sul ghiacciaio. Ecco, la curiosità è che quest'anno, piccolino piccolino, ma il buco si è riformato senza la pioggia, cioè è stata un'annata particolarmente, come vedremo alla fine, povera di neve e ricca di temperatura, quindi ricca di caldo, se si può dire, però insomma tutto sommato vedremo che ha retto. Allora, i dati da cui siamo partiti. Primo, la mappa di Desio, di Ardito Desio, per quale abbiamo costruito DEM. DEM vuol dire modello digitale delle elevazioni, vuol dire una rappresentazione numerica, il 3D del ghiacciaio, quindi un modello da computer che ci dà esattamente la forma del ghiacciaio. Poi abbiamo trovato delle foto aeree dell'IGM, l'Istituto Geografico Militare del 1948, abbiamo fatto un DEM anche dalla carta tecnica regionale numerica del 1983, che purtroppo la precisione altimetrica di questa carta non si è rivelata ottima, per cui l'abbiamo usato solo per il bilancio di massa complessivo, non l'abbiamo usato per la distribuzione spaziale dello stesso. Poi un DEM dal LIDAR, rilievo laser altimetrico, che ha fatto la Protezione Civile nel 2006. Poi una serie di dati intermedi che non vi farò vedere, ma comunque dal 2010 al 2019 abbiamo fatto rilievo laser ogni anno, due volte all'anno, a maggio e a fine settembre, inizio ottobre, un rilievo laser scanner terrestre del ghiacciaio. Poi dal 14 al 19 abbiamo fatto rilievi fotogrammetrici di precisione. Nel 2018 c'è il nuovo LIDAR della regione, quello disponibile in rete, che però anche qui è stato fatto a luglio, il rilievo sul montaggio, quindi è coperto di neve e quindi è stato poi in qualche misura corretto con il rilievo di settembre, di ottobre. Poi un DEM da fotogrammetria nostro del 1920, che fa un po' da riferimento di questo lavoro, diciamo la fine del lavoro 1920-2020, ecco. E poi una serie di fotografie che ci hanno aiutato in questo lavoro, come vi ho appena detto, e dati di temperatura di precipitazione dal 1906 al 2020 delle stazioni che ci sono qui intorno alla zona del montaggio. Quindi quelli che vedete in grassetto, in nero, sono i caposaldi di questo lavoro, cioè i punti di riferimento di questo lavoro di evoluzione. Questi sono i rilievi. Non oso far partire il filmato per paura che si pianti tutto. Comunque questo ruota. Questo è un rilievo 3D, quello del 19, ecco, non è una fotografia. Quando dico DEM intendo questa roba qua, intendo un modello tridimensionale del ghiacciaio e delle pareti. No, lascia stare, che è un pericolo, è un pericolo, è brevissimo.
Ecco, un rilievo tridimensionale, numerico, che ci dà modo di esplorare nel dettaglio, questa è la nuvola di punti cosiddetta, no? E facendo i confronti da un anno all'anno successivo o all'anno precedente, vediamo come si evolve lo spessore del ghiacciaio in tutti i punti del ghiacciaio, non solo nella media. E ecco quello che è successo, quello che succede. Queste sono le variazioni totali di quota. Allora, voi vedete in rosso, dove il rosso è molto scuro, la perdita di quota, dove si è abbassata la quota del ghiacciaio, e in blu, quindi con tutta la gradazione, in giallo, giallino o celestino, dove è rimasta pressoché inalterata, e in azzurro intenso, dove è cresciuta la quota del ghiacciaio. Allora abbiamo questi tre periodi, 1920-1948, 1948-2006, 2006-2020. Ora, si nota che dal 20 al 48 c'è stata una massiccia perdita di volume del ghiacciaio. Il fatto che qui ci sia un recupero di quota non dice molto, perché potrebbe essere anche effetto di una valanga localizzata. Questo è il canalino da dove parte la via Julius Gugi alla nord del Montasi. Quindi sostanzialmente c'è una importante perdita di quota, e anche dal 48 al 2006 è minore la perdita di quota nella parte bassa del ghiacciaio, perché ormai si è già abbassato e di molto, ha già perso moltissimo. Del 2006 al 2020 vediamo un'inversione di tendenza, perché la perdita è molto modesta nella parte bassa, e addirittura nella parte alta del ghiacciaio abbiamo un recupero di quota, un recupero di volume, una crescita. Beh, se vogliamo, questi sono invece, questo è proprio tutto il periodo dal 1920 al 2020, nei 100 anni, la perdita di quota nella parte alta del ghiacciaio è stata ben superiore ai 40 metri, mentre nella parte bassa meno. Diciamo in media, dal 20, in un secolo, in media intorno ai 25 metri, ecco, la media di perdita di quota. Dal 48 al 2020 si vede che la perdita è molto minore. Sono periodi diversi però di lunghezza, per cui per fare un confronto tra i diversi periodi bisogna dividere per il numero di anni sostanzialmente. Quindi abbiamo le variazioni medie annue di quota. Questi sono dati confrontabili tra di loro. Allora, dal 20 al 48 la perdita di quota è ogni anno è significativa, i numeri sono molto più piccoli perché qui facciamo riferimento a un anno di medio. Dal 48 al 2006 è minore, e dal 2006 al 2020 ecco che si conferma quel dato che abbiamo visto prima, un recupero nella parte alta del ghiacciaio, quindi un aumento dell'accumulo nella parte alta del ghiacciaio, e una perdita meno marcata, leggera perdita nella parte bassa del ghiacciaio. Quindi eccole qua, qui si vedono meglio le quote, anche si vede che la variazione areale è molto modesta, cioè la dimensione non cambia molto perché è incastrato sostanzialmente, mentre cambia molto lo spessore. Allora, questo spessore noi l'abbiamo trasformato ovviamente in bilancio medio, cioè tenendo conto della densità del ghiaccio, che era 9, tenendo conto della presenza di detrito superficiale eccetera, abbiamo trasformato questa cosa qua in bilancio. Allora la colonna da guardare è questa, un bilancio annuale in metri di equivalente in acqua all'anno. L'equivalente in acqua vuol dire se io prendo il ghiaccio o la neve di fondo, quanta acqua ottengo, ok? Quindi è una misura di riferimento in acqua, quindi indipendentemente dalla densità della materia, della sostanza che si fonde, se è neve o ghiaccio. Eccole qua i numeri. Allora, nei primi 28 anni, cioè fino al 48, abbiamo una perdita di quasi mezzo metro di equivalente in acqua all'anno, quindi una perdita molto marcata. Lo si vede anche qui nel grafico, qui sotto forse ancora meglio, no? Stiamo parlando di valori medi annui. Poi dal 48 all'82, una perdita decisamente minore, in effetti c'è stato un raffrescamento, soprattutto negli ultimi anni, un raffrescamento anche climatico, e poi dall'82 al 2006 riprende, infatti dagli anni 80
la curva del riscaldamento si è impennata, del riscaldamento del clima si è impennata e quindi riprende la fusione, riprende a perdere acqua in modo massiccio, e poi dopo il 2006 improvvisamente questo fenomeno rallenta, nonostante le temperature continuino a salire. In sostanza, noi perché è accaduto questo? E perché, ecco, questo lo si vede anche, dice, ma questo accade per tutti i ghiacciai? No, signori, questi sono il confronto tra il ghiacciaio occidentale del Montasio e la media dei ghiacciai alpini, dal 1920 al 2020. Allora, la curva rappresenta il bilancio di massa in metri di equivalente in acqua, progressivo, a partire dal 1920. Né la media dei ghiacciai alpini rappresenta, con pendenze diverse e con decrescite diverse, ma rappresenta una costante perdita. La media dei ghiacciai alpini è una curva che fa vedere una perdita di massa che prosegue costantemente, anzi addirittura nell'ultimo periodo quasi un'accelerazione in molti casi. Invece il ghiacciaio del Montasio, dopo, a partire dal 2005-2006, incomincia a rallentare, la perdita diventa praticamente costante. L'idea è che il ghiacciaio si sia ridotto ormai, dunque riducendosi di quota, la superficie del ghiacciaio è ancora più incassata tra le pareti di roccia e quindi riceve ancora meno radiazione di prima. Inoltre, l'alimentazione della valanga funziona sempre, cioè continua a funzionare, e la copertura detritica si è estesa un po', cioè continua a franare giù detrito dalle pareti nord del Montasio. Quindi, allora, aumento della copertura detritica vuol dire protezione, perché è una sorta di coibentante, se vogliamo, il detrito. È vero che il detrito è più scuro, per cui l'albedo è minore e quindi in teoria la quantità di energia assorbita è maggiore, però di energia radiante, cioè di energia di radiazione solare da assorbire, non ce n'è, quindi l'effetto dell'albedo è del tutto trascurabile e quindi rimane l'effetto coibentante della copertura detritica. E poi soprattutto proprio questa riduzione di radiazione ricevuta, perché nelle foto del 17, magari poi vedremo un esempio, il ghiacciaio si vedeva al sole, perché la superficie era alta, riceveva illuminazione. Adesso vederlo al sole è difficile, piuttosto difficile, nel senso bisogna arrivare la mattina molto presto d'estate per vederlo un po' al sole. Eccole qua, questa è questa foto. Osservate, in questa foto ci sono delle crocette qui, delle crocette rosse. Ecco, le crocette rosse sono state messe per identificare dei punti rilevabili sulla fotografia. E questa è la foto del 2018, cioè noi, quando abbiamo trovato le fotografie della Prima Guerra Mondiale fatte dal piccolo yacht di mia zegnotte nel 17, e le fotografie le hanno liberalizzate nel corso del 2017, 100 anni dopo, 100 anni del periodo di oscuramento bellico, diciamo, e subito, necessariamente l'anno dopo, siamo tornati sugli stessi posti dove c'erano testati gli austriaci e a fare le stesse fotografie, a colori però, no? E ecco, dal confronto si vede come entrambe a luglio, queste foto sono fatte entrambe a luglio, più o meno alla stessa data, si vede come la differenza sia marcata. Però c'è da dire che qui siamo alla fine dell'inverno 16-17, quindi, cioè c'è stato l'inverno 16-17, per cui probabilmente c'è ancora neve, però siamo a luglio, siamo oltre la metà di luglio, quindi guardate soprattutto il canalino. Via Julius Kugi ha trovato facile partire con la sua via sulla parete nord, perché qui andava su per il ghiaccio, per la neve, quindi era relativamente facile. Adesso questo tratto qui per gli alpinisti è particolarmente difficile, perché non c'è niente su cui, a parte che c'è un sacco di detrito, quindi è tutto mobile, è tutto friabile, però quello fa molta impressione vedere questa coppia di fotografie, per vedere 100 anni di evoluzione. Ecco, qui si vede che il ghiacciaio è tutto al sole e qui si vede che il ghiacciaio è tutto in ombra, perché si è abbassato, è finito nella nicchia, nella sua postazione minima. E questo ci fa pensare che
molti, alcuni almeno, dei grandi ghiacciai delle Alpi che si stanno ritirando e stanno cercando di scomparire, alla fine faranno questa fine. Alcuni, quelli che hanno la possibilità di rintanarsi in una nicchia e diventare un piccolo ghiacciaio, un ghiacciaio molto piccolo, e magari potrà sopravvivere in quella forma, anche se scarsa utilità dal punto di vista delle risorse idriche, naturalmente. La temperatura, il trend climatico conferma questa, questa tendenza. Abbiamo notato che sulle, sui dati di temperatura, facendo un'analisi statistica, si trova un punto di discontinuità intorno agli anni 80 circa, intorno a 40 anni fa, un nettissimo punto di discontinuità in cui cambia il trend, cioè le temperature cominciano proprio marcatamente a crescere. Non abbiamo ancora notato una, dai numeri, una differenza significativa in termini di piovosità complessiva, però i lavori che il lavoro che ha fatto Renato Colucci un paio d'anni fa dimostra proprio che invece qui sulle Giulie c'è stato un incremento di piovosità, cioè il clima è favorevole alla persistenza di questi ghiacciai, alla resistenza di questi piccoli e di tanti piccoli corpi glaciali che ci sono qui intorno, perché quello del Montasio, dicevo, è l'unico ghiacciaio ufficialmente, però di corpi glaciali ce ne sono tantissimi sulla Nord del Mangart, sono andato a vederne qualcuno quest'anno, ma poi Canin ovviamente e via di seguito, ma molti molti. Questa è l'ultima, ecco, e poi se vogliamo, sì, ancora qualche minuto, un focus sull'ultimo decennio, sugli ultimi 10-15 anni più o meno, ecco. Ecco, qui abbiamo dei dati molto più dettagliati, perché abbiamo i dati ogni anno, anzi due volte all'anno, ma adesso consideriamo solo, ci sono addirittura annate in cui dal 13 al 14 è stato un inverno fantastico, una montagna di neve, e ecco che il ghiacciaio è cresciuto, ma anche in altri anni, negli anni nevosi, perché questo ghiacciaio, come tutti questi piccoli ghiacciai girati a nord, è molto più sensibile alla neve invernale che alle temperature estive, cioè beneficia molto dell'innevamento e è meno sensibile all'aumento di temperatura. Quindi questa è la differenza rispetto agli altri ghiacciai. Ovviamente 14-15 è annata poco nevosa, molto poco nevosa e neanche particolarmente calda, però ecco che il ghiacciaio perde un sacco di quota. Ancora dal 2006 al 2019, ecco, questi aumenti di quota azzurri sono probabilmente dovuti anche a cumuli di detrito, perché noi facciamo la fotografia della superficie del ghiacciaio, poi facciamo una stima dello spessore del detrito, però sostanzialmente sulla parte alta del ghiacciaio si accumula detrito che poi scende verso il basso trasportato dal ghiacciaio stesso. Eccolo qua, questo è lo stesso grafico di prima, solo dal 2006, invece che dal 1920, l'enfasi sull'ultimo pezzettino dal 2006. Il ghiacciaio del Montasio viaggia in modo pressoché costante come bilancio di massa, e invece il bilancio accumulato dei ghiacciai alpini nello stesso periodo riporta una perdita di quasi 20 metri di equivalente in acqua. Quindi abbiamo una situazione veramente peculiare. 2022, guarda che finisco prima, 2022 ci aspettiamo che cosa? Dunque, 2022 è stato caratterizzato, quest'anno è il 2022, l'inverno scorso neve vista col binocolo, pochissima neve, quest'estate in compenso moltissimo caldo. Allora, se non è sensibile alla caldo, è sensibile alla neve? Sì, indubbiamente sì, è indubbiamente vero. Per darvi un'idea, a maggio noi, oltre al rilievo che facciamo a ottobre, fine settembre, ottobre, ne facciamo uno anche a metà maggio, inizio di maggio, fine maggio, durante quello che dovrebbe essere il massimo dell'accumulo, prima che inizi la fusione accelerata. Ecco. C'è un punto che fa noi facciamo misure di neve, di spessore della neve su tutto il ghiacciaio, facciamo rilievi anche da drone da un po' di anni, quindi
rilievi molto accurati, e in particolare facciamo dei sondaggi per vedere la profondità della neve con le sondine, e una trincea, che è un buco nella neve dove si misura la densità, il profilo di densità del manto nevoso. Ecco, nel punto della trincea, che è sempre lo stesso, perché abbiamo il GPS e lo troviamo con quello, noi misuriamo anche l'altezza ovviamente del manto nevoso. Quest'anno abbiamo misurato il record negativo degli ultimi 15 anni, abbiamo misurato 3 metri e 10 di neve contro una media di 5 metri e 40 e un massimo del 2014-15 di 7 metri e 40 in quel punto. Non è un punto dove, non è il punto dove la neve è più alta, perché in altri punti troviamo 10-12 metri, però quest'anno, di tutti gli ultimi 15 anni, 3 metri e 10 il record negativo, cioè il minimo assoluto che abbiamo trovato. Questo è l'effetto, è il DTM di ottobre, di 20 giorni fa, fatto 20 giorni fa, ancora non abbiamo elaborato i dati in modo numerico, ma questa è la nuvola dei punti. Ma più che questo, direi che è interessante vedere questa comparazione. Questa è una foto fatta ottobre 17 e questa è una foto fatta ottobre 2022. La prospettiva è leggermente diversa, questa è una foto fatta più da sotto, questa è un po' più da lontano, però tolta la prospettiva, guardando i punti di riferimento che ci sono in roccia, cioè le fessure, le fratture, eccetera, vediamo che poi non è molto diverso dal 2017, cioè negli ultimi 5 anni non è cambiato. Quest'anno ci aspettavamo una situazione molto, molto peggiore. Sono venuto su 3 volte a piedi durante l'estate per seguire quello che succedeva, sinceramente preoccupato non tanto di perdere il lavoro quanto dello stato del ghiacciaio, e sono venuto su diverse volte e ogni volta tornavo giù e dicevo: beh, mi aspettavo peggio. Anche il 3 ottobre siamo venuti su a fare tutti i rilievi, mi aspettavo molto peggio, e invece tutto sommato sì, un pochino ha perso nella parte alta, nella parte terminale, si è un po' appiattito l'apice del ghiacciaio, punto di partenza. Durante l'estate si vedevano marcatamente una serie di crepacci nella parte alta, perché quest'anno indubbiamente c'è stata una fusione maggiore. La fusione maggiore fa scendere acqua, c'erano dei mulini, c'erano dei punti in cui l'acqua scendeva alla base del ghiacciaio, e l'acqua che scende alla base del ghiacciaio fa una sorta di lubrificante. Sto cercando di semplificare il concetto, in maniera che il ghiacciaio scorre un po' più velocemente rispetto al solito. E allora, quando scorre un po' più velocemente, ecco che aumentano i crepacci. In tutti i ghiacciai alpini abbiamo visto una micro crepacciatura quest'anno marcatissima, perché sono aumentati tutti di velocità. Anche il Montasio non ha fatto eccezione, nella parte alta ci sono sempre stati dei crepacci, ma si sono aperti un po' di più quest'anno. Quindi, tutto sommato, allora che cosa ci aspettiamo? E questa è l'ultima. Che cosa ci aspettiamo al Montasio? Beh, abbiamo visto che resiste al riscaldamento climatico molto meglio dei ghiacciai, di tutti i ghiacciai, diciamo, più normali. Noi non pensiamo che possa scomparire rapidamente, perché l'idea è: piccolo scompare più rapidamente di quello grande. Invece ormai è arrivato a una condizione tale per cui così può resistere, a meno che non ci sia veramente un radicale cambiamento di clima o qualche evento stravolgente, può resistere ancora a lungo. Neanche pensiamo che possa evolversi in un rock glacier, cioè una massa di ghiaccio e detriti sepolto, ma che l'idea è che possa mantenere l'attuale struttura, cioè così com'è adesso, ancora a lungo. Quindi speriamo bene. Ecco.